Chiara Ferragni e Fedez, dono della Juve per Leone, il regalo al nascituro. Regalo per Leone, a Fedez e Chiara Ferragni arriva un dono speciale da parte della Juventus. Il bambino tanto atteso da Fedez e Chiara Ferragni non è ancora nato eppure può vantare già un gran numero di fan dalla sua parte. Ad inviare un dono speciale a Leone questa volta è stata la Juventus che, come regalo di Natale anticipato, ha fatto arrivare a casa del rapper milanese una maglia autografata dai giocatori della squadra. A scartare il pacco è stato proprio Fedez che, su una storia scaricata sul suo profilo Instagram, ha così mostrato tutto ai suoi followers. Una sorpresa, dunque, decisamente gradita quella arrivata oggi ai, presto, futuri genitori. Fedex e Chiara Ferragni, genitori, le congratulazioni di Andrea Agnelli. Ad essere stata particolarmente gradita da Andrea Agnelli, dirigente sportivo della squadra, probabilmente è stata la presenza di Fedex e Chiara all'ultima partita della Juventus. I due infatti, accanto all'Apo e il Can, erano tra gli asfalti a tifare la Juve che, in quell'occasione, si stava scontrando contro una sua rivale storica, l'Inter. Con il numero 21 stampato sulla divisa, adesso Leone è quindi ufficialmente un baby ultras della squadra di Torino, chissà come la prenderanno i tifosi milanesi. Fedez e Chiara Ferragni infatti vivono a Milano e, al momento, lì sembrano intenzionati a restare. Favorisca i sentimenti, il video su YouTube che ha fatto impazzire il web. La proposta di matrimonio fatta da Fedez a Chiara Ferragni è stata per diverso tempo una delle scene più viste su internet. Da pochi giorni però un altro video è subito balzato al primo posto nelle tendenze di YouTube, si tratta di Favorisca i sentimenti, videoclip che racconta ai fan la storia d'amore tra Fedex e Chiara. La canzone pubblicata, inoltre, sarebbe la stessa dedicata dal rapper alla fidanzata proprio al concerto di Verona, quando a quest'ultima ha chiesto la mano. Belli, giovani, famosi e innamorati, per Fedex e Chiara Ferragni questo non poteva essere un momento migliore per mettere al mondo un bambino.